Bentornati al consueto appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione televisiva in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia, dedicata alla sicurezza di diportisti, bagnanti e di tutti gli amanti del mare. Cominciamo parlando delle attività che si svolgeranno in mare. Per tutta la stagione estiva, la società Trevi S.p.A. proseguirà i lavori di progettazione esecutiva e di realizzazione di opere frangionda a protezione della costruenda d'arsena del Molo San Marco. Nello specchio acqua interessato dai lavori in questione è vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali, nonché ogni altra attività connessa con l'uso del mare. È fatto obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdetta di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione tenendosi a distanza di sicurezza non inferiore a 50 metri dai mezzi operanti. Passiamo ora al bollettino del mare che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Nel Mar Ligure sono previste brezze costiere con mare poco mosso in attenuazione. Ed ora la parola al comune di seconda classe Esternativo Anna, che ci darà alcuni consigli di sicurezza. Bentrovati a tutti i telespettatori di Tele Liguria Sud. Con l'arrivo di giornate sempre più calde, a tanti bagnanti piacerebbe prendere il sole sul bagnasciuga, ma tale pratica non è assolutamente consentita. Generalmente le ordinanze di sicurezza balneare prevedono che la fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia sia lasciata libera da ingombri per agevolare l'entrata e l'uscita dei bagnanti, ma soprattutto per permettere il transito del personale e dei mezzi di soccorso in caso di necessità. Quindi è molto importante che questo tratto di spiaggia sia libero, così i soccorsi saranno più efficienti e i bagnanti più sicuri. Ricordate inoltre che nei corridoi o corsie di lancio che delimitano specchi acquei per l'atterraggio e la partenza delle unità è fatto divieto di ormeggiare, ancorare e fare il bagno. Si devono inoltre osservare alcune fondamentali norme di comportamento. Le unità a vela, ivi compresa la tavola a vela, devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza. Le unità a motore devono percorrere a lento moto e comunque alla minima velocità di manovra che non deve in ogni caso superare i 3 nodi. Invece negli specchi acquei riservati alla balneazione, ossia 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere a picco sul mare, è vietato il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali. Anche la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio e la pesca non sono consentiti. In questa particolare stagione estiva raccomandiamo sempre di rispettare la distanza sociale anche in spiaggia tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare e di prenotare il proprio posto sulle spiagge libere tramite i siti internet e le app dedicate. È un piccolo sacrificio indispensabile per non vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Per qualsiasi emergenza in mare non esitate a contattare il numero blu 1530 o il numero unico per le emergenze 112. Potete trovare questa e tutte le altre informazioni sul sito istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it. Dalla Guardia Costiera è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre col Mare Sicuro.